Windseeker Bugnalta di Way of Life, che ha vinto la Barcolana, in realtà non solo per questo Windseeker No. Bugnalta, anzi come sempre succede, non è solo una vela Una che ti fa vela, sì. vincere, è una regata assolutamente, è uscito molto bene alla partenza, si è posizionato correttamente più a sinistra degli avversari e comunque meno male è uscito meglio dalla linea. Però abbiamo visto all'inizio condizioni di vento, mi verrebbe da dire, vagamente al Vagamente. Quel traverso, poco che c'era. tant'è che la barca di Chieffi ha messo addirittura un Jennaker, poggiando un po' di più, ma ha messo un Jennaker, quasi tutti avevano Co-Zero o cose del genere. Invece gli sloveni si sono presentati con questa specie di windseeker che però non è disegnato propriamente come un windseeker classico. Esatto. Innanzitutto ha la bugna molto alta, Esatto. è armato non davanti, diciamo, ma sul punto appena dietro allo strallo, Certo. quello disponibile appena dietro lo strallo, e ha l'aria un po' di essere una grossa spy staysail, un po'. Esatto, però in testa, arriva in In testa al testa, sì. massimo Esatto. praticamente. Sì. Quali sono i punti forti di una vela del genere e i punti deboli rispetto a un windseeker normale? Io ti dico, il punto debole rispetto a un windseeker normale per me è il fatto che il windseeker ha una balumina perfettamente verticale, Sì. quindi tende a stare su come un lenzuolo appeso in Esatto. pratica e sta così. Mentre questa, in teoria, con pochissimo vento, senza tensione di scotta, con poca tensione di scotta, il problema è tendere Tendere a a collassare, collassare. esatto. La cosa buona, diciamo, su quella barca così grossa è che in alto c'è sempre un pochino di vento, nel senso che poi andando su, quando sei a 30 metri di quota, 20 metri di quota, comunque c'è molto più vento di quanto ce ne sia in basso. Per cui su una barca così grossa, ovviamente hai sempre un pochino più, di capacità di riuscire a sostenere una balumina, anche non dritta. Esatto, in una regata come la Barcolana questa cosa si quadruplica, Sì. quintuplica, perché tu comunque hai diciamo, le barche piccole ti creano sicuramente una zona di copertura nella parte Bassa. bassa della vela. Quindi, diciamo, i Co-Zero, presumibilmente i Co-Zero delle altre barche avevano ben poca pressione nella parte bassa, e Esatto. invece potevano averne un po' nella parte alta. Però il problema della parte bassa è che quando una vela tende a sbattere o tende a essere poco, alla fine si tende a trascinare tutto il resto della vela. Esatto. In questo caso la bugna alta aiuta proprio il fatto che nella parte bassa c'è sostanzialmente poca tela, cioè Certo. Ovviamente la tela aumenta andando fino alla bugna, e quindi questi effetti negativi della parte bassa, dove il vento veramente non c'è, perché il Certo. vento sul mare è zero, e se già ce n'è poco in quota, figuriamoci a bassa quota, insomma, la parte bassa della vela non tende a far muovere poi tutta la parte alta, quindi spostare il centro di Muoterla. superficie della vela più in alto, in questo caso aiuta veramente tanto. Esatto. Quindi abbiamo anche una vela che ha una balumina che è particolarmente reattiva. Esatto. Cioè, come tutte le vele con la bugna alta, hanno questo grosso vantaggio che quando tu le raschi, diciamo, ti fanno mantenere molto meglio rispetto a quelle con la bugna bassa il controllo della balumina, no? Esatto. Quindi, diciamo, se ti capita di avere una raffica più in buono, cioè raffica, Sì, parliamo di raffica da raffiche. un nodo, però più in buono, tu hai la possibilità di lascarla vera e comunque questa qua rimane, cioè nel momento in cui c'è lo piccolo sbattimento Sì. sull'onda, questa qua ti dà sicuramente più propulsione, Esatto, senza dubbio. esatto. Quindi la balumina, no, non perdi la balumina lascando, quindi non perdi la propulsione là dove ti serve, quindi nella parte alta, Certo. Certo. e quindi appunto ti aiuta proprio a procedere con queste ariette e questi refolini che propellono la barca, e appunto sono poi capaci, quelle barche sono poi capaci di crearsi apparente, quindi molto leggere. Sì. E non appena Sì. parti, poi a quel punto gli effetti sono sempre Sì. moltiplicati. Moltiplicati, poi insomma in quel caso lì se ne creava un poco perché erano veramente fermi anche loro. Sì. Però attenzione, diciamo che le altre barche, adesso io ho in mente più che altro la barca di Venussi e la barca e l'altra di Spirit of Nuovo, Spirit of Porto Porto Piccolo. Piccolo.
avevano gli stessi Co-Zero che avevano invece l'edizione precedente dove invece c'era vento. Quindi alla fine non erano probabilmente al massimo la leggerezza. No. Questa vela qua è una vela in carbon fiber. Mi sembra, Sì, apparentemente, non vorrei dire apparentemente. stupidaggine, ma mi sembra una vela in carbon fiber presumibilmente estremamente leggero. Le altre vele in realtà erano vele che comunque Relativamente potevano tenere pesante. anche non vi dico un blast reaching, ma Sì. insomma comunque un lasco già con un vento abbastanza sostenuto, quindi non erano al limite della cosa, senza poi contare il solito discorso che diciamo Arca aveva Co-Zero di dimensioni, chiamiamole standard, Standard, sì. mentre Tempus Fugit, che è insomma, il nuovo spirito quarto picco, aveva il solito Co-Zero, quello dell'anno scorso, che era quello che arrivava veramente fino a Fino poppa a poco. completamente, cioè copre completamente la barca, che con quel vento lì era abbastanza problematico Sì, da gestire, esatto. Una sicuramente. vela grossa Grossa come così. Esatto. con poco vento è veramente diventa difficile da gestire. Maggiore inerzia, anche se è relativamente leggera, comunque ha maggiore inerzia, per cui qualsiasi movimento lo sente molto di più. Quindi diciamo, la mia personale idea è che comunque per il range che c'era di vento, cioè quindi immagino in altezza ci potessero essere due nodi d'aria o Probabilmente qualcosa sì. del genere, due nodi forse con raffica, tre, quella vela lì era probabilmente perfetta. Non sarebbe stata perfetta per zero nodi, a mio parere. Per zero nodi Sì. probabilmente sarebbe stato meglio un windsicker della forma tradizionale, quindi con la bugna bassa e con la balumina verticale, ma in quelle condizioni lì probabilmente, e con una partenza così affollata di barche più piccole, probabilmente quella era la vela Sì. perfetta. Facile Un'ottima. dirlo a così vista, però, Esatto. però penso che l'avrei detto anche non a così vista, Sì, cioè nel sì, sì. senso, no, nel momento in cui non c'è pressione, assolutamente il Co-Zero grande non ti serve. Sì, non serve. Sempre meglio avere con veramente zero vento, pochissimo vento, sempre meglio avere una vela più piccola, più leggera Certo. e che voli meglio Vuole e facilmente. come in questo caso appunto che si adatti alle condizioni di raffichetta che si Esatto, creano. che si potessero creare. Bene, ciao, Ciao buona ciao, giornata. buonasera.